Ricci, il momento della presentazione del Matteotti, diciamo che è il momento più bello questo, dopo le polemiche delle settimane scorse, ora è il momento della corsa, è peraltro il 70° appuntamento e quindi insomma cifra tonda. Sì, la cosa più importante è che comunque da oggi si festeggia 70 anni della manifestazione che è partita nel 1945. È diventata una storia perché basta leggere dopo 2 o 3 mesi che era finita la guerra, quindi la liberazione, poche persone, Fulvio Perna e altri hanno incominciato questa grande avventura e quindi è chiaro che oggi si pensa solo a festeggiare. 16 luglio si correrà, quali sono le novità a livello anche di squadra, di presenze di ciclisti? Ma innanzitutto le squadre sono, mi sembra, 16 con la nazionale. Cassani sta cercando di mettere su una bella squadra della nazionale. Ricci, ma ci sono novità per l'anno prossimo? Si è parlato di una corsa spostata al mese di settembre. Allora, la novità più, diciamo, interessante, tra virgolette, è quella che io comunque, come avevo detto, stavolta manderò la parola perché al 70° non potevo tirarmi indietro come un vigliacco. Lo dovevo alla mia città perché io sono innamoratissimo della mia città e della mia regione. E quindi è chiaro che sicuramente io come organizzatore uscirò. Magari la mia famiglia possiamo rimanere come sponsor, perché d'altronde dal 1945 mio padre sponsorizzava il Matteotti, all'epoca con materiale, non con soldi, ma comunque è veramente una vita. E poi la novità potrebbe essere il fatto di spostare la gara a settembre col Giro dell'Emilia, col Pantani, e quindi chiaramente per portare più squadre. Ricci esce di scena dal comitato organizzatore e a chi passerà diciamo così, il testimone? Abbiamo tanti imprenditori grandi, quindi non è difficile racchiudersi dentro una chioccia, quindi se ne può parlare tranquillamente per continuare, perché è una manifestazione che a me mi ha dato tanto e chissà se viene un gruppo solido che ci crede, io penso che entro il 2023 Pescara può ospitare anche il campionato del mondo.